Cosa fareste se scopriste qualcosa che può riscrivere la storia? E se questa cosa fosse un segreto rimasto celato per centinaia di anni? Avreste il coraggio di rivelarlo? La storia di oggi parla di una restauratrice d'arte e della scoperta sorprendente che ha fatto durante una comunissima giornata al lavoro. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Estrae l'ultimo pezzo di legno e fa un respiro profondo. Le sudano le mani, il cuore le batte all'impazzata. Sa di aver colpito qualcosa di grosso. Non capita tutti i giorni di fare una scoperta di queste proporzioni e quando l'esperta restauratrice d'arte Gemma Ramirez è stata incaricata di restaurare una statua di Gesù Cristo alla chiesa di Santa Gheda, non si aspettava certo una cosa del genere. Pensava che sarebbe stata una comune giornata di lavoro. Non aveva idea di quanto si sbagliasse. Chiesa di Santa Gheda, Sotillo della Ribera, Spagna, 2017. Mentre Ramirez e il suo team del Da Vinci Restauro di Madrid percorrono i corridoi della chiesa verso la statua, la donna si ferma un attimo e si concede un momento per ricordare i suoi antenati. Può quasi sentire il tempo passare davanti ai suoi occhi mentre si guarda intorno. Gemma Ramirez non è estranea ai siti religiosi e ai manufatti sacri. Da restauratrice esperta d'arte è abituata a trovarsi in luoghi spirituali. Tuttavia, ha sentito subito che quella chiesa era diversa, che nascondeva un qualcosa. Deve solo capire cosa. La statua a cui deve lavorare è il Cristo del Miserere, una statua di legno del XVIII secolo che è stata danneggiata alcuni anni fa. A Ramirez basta un'occhiata veloce alla statua sporca e rovinata per vedere un'opera d'arte che chiede disperatamente aiuto per riprendersi la sua dignità. Subito lei e i suoi colleghi iniziano ad analizzarla e descrivere le aree specifiche, appuntandosi le cure di cui ognuna di queste aveva bisogno. Poi all'improvviso Ramirez sente una fitta al cuore. «C'è qualcosa all'interno!» esclama esterrefatta. Si tratta forse di un'infestazione di insetti? Purtroppo è una cosa molto comune con le opere in legno, ma quando controllano meglio, Ramirez e la sua squadra trovano qualcos'altro, qualcosa che non avevano mai trovato in nessuna opera. Cosa fare allora? Lasciare tutto com'è o indagare, fare luce su qualcosa che sembrava nascosto e rischiare di riscrivere la storia? Il destino dei libri di storia è nelle mani di questi restauratori. Il cuore di Ramirez batte all'impazzata mentre solleva l'ultimo pezzo di legno dalla statua. Il suo collega in punta di piedi al suo fianco sbircia avidamente oltre la sua spalla per intravedere la grande rivelazione. Tutti sono impazienti di scoprire cosa nasconde questa statua che non veniva toccata da centinaia di anni. Alla fine Ramirez solleva il telaio di legno e tutti restano a bocca aperta quando vedono due pergamene giallastre arrotolate. Cosa sono? Chi le ha scritte e perché sono qui? Da quanto tempo sono nascoste? Come racconta Gemma Ramirez ai reporter del Daily Mail, le pergamene risalgono al 1777. Si tratta di una lettera su due pagine firmata da Joaquín Mínguez, il cappellano della cattedrale di Burgos. L'uomo aveva scritto nel messaggio alcune informazioni riguardo la sua epoca.
dai toreri più famosi alle malattie, dalle tradizioni popolari alla politica. Mingez aveva scritto della cultura del suo tempo e del luogo in cui è stata realizzata la statua, dicendo che lo scultore Manuel Ball lo ha aiutato a nascondere questo importante documento. Insomma, Manuel Ball e Joaquin Mingez avevano creato una vera e propria capsula del tempo. I due avevano commentato l'economia e la politica della Spagna dell'epoca, parlato di come nella zona producessero cereali come orzo, avena, segale e frumento. Poi la lettera aveva preso una svolta molto più oscura, con le descrizioni e i cupi dettagli di malattie come il tifo sull'Inquisizione spagnola, oggi nota per la sua brutalità. Ma per bilanciare le descrizioni strazianti di malattie e litigi, erano stati condivisi anche altri piccoli dettagli sulle attività ricreative a cui le persone partecipavano, come i giochi con la pala e le carte da gioco. Sono stati proprio questi dettagli della storia spagnola che rendono questa scoperta così significativa. Ramirez e la sua squadra hanno trovato una capsula del tempo che ha regalato al mondo intero un nuovo punto di vista. E Gemma Ramirez ha voluto fare lo stesso regalo alle generazioni future. All'interno della statua è stata posta una copia delle pergamene, di cui le originali si trovano ora a Burgos, e Ramirez ha deciso di aggiungere anche un biglietto suo. Chissà quanti anni passeranno prima che la prossima generazione riscopra questa meravigliosa capsula del tempo. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!